nuovo team Cucine e Lama, in collaborazione con Simone Lama. Ciao a tutti, come state? Benvenuti a Cucina e Lama. Oggi insieme prepareremo i pancake. Ecco cosa ci servirà: delle ciotole, farina, burro, zucchero, delle uova, lievito per dolci, una frusta, un cucchiaino di setaccio e infine una padella. Fase 1. Prima di tutto separiamo gli albumi dai tuorli. Poi prendiamo la ciotola con all'interno i tuorli e iniziamo a sbatterli con una frusta a mano. Unire poco a poco il burro fuso a temperatura ambiente e il latte a filo, continuando a mescolare con energia. Il composto è da montare finché non diventerà chiaro. Successivamente uniamo il lievito alla farina e lo setacciamo all'interno del composto dei tuorli per evitare grumi. Mescolate sempre con la frusta per amalgamare. Nell'altra ciotola, dove abbiamo lasciato gli albumi, bisogna ora montarli, versando poco alla volta lo zucchero fino ad avere un composto omogeneo, bianco e spumoso. Andiamo ora a mettere all'interno di un'unica ciotola i due composti ottenuti, per formare così il preparato per pancake. Mischiamo il tutto dall'alto verso il basso con una frusta, per evitare che si smontino gli albumi montati a neve in precedenza con un pizzico di sale. Fatto ciò, non ci resta che andare ai fornelli, ma mi raccomando, solo con l'aiuto di mamma o papà, o comunque di una persona adulta. Scaldiamo la padella a fuoco lento, mettendo al centro del burro. Una volta sciolto il burro, prendete un mestolo, preferibilmente piccolo, con il quale andremo a mettere il preparato per pancake sempre al centro della padella. Nel momento in cui vedrete tante bollicine sulla superficie del nostro pancake, quello è il momento di girarlo, per cuocerne anche l'altro lato. Per fare questo potete servirvi di una spatola da cucina. Oppure, se siete più temerari, potete spadellare come abbiamo fatto noi, ma mi raccomando, sempre con l'aiuto di un adulto. Secondo te scenderà? Una volta cotto, non resta che impiattarlo e fare altri pancake fino a quando non finiremo il preparato. Come tocco finale, una volta cotti tutti i nostri pancake, potrete addolcirli ancora di più con Nutella, come abbiamo fatto noi, oppure con del miele, della crema, marmellata o dello sciroppo d'acero a vostro piacimento.
Ta-da! Ecco a voi i nostri pancake. Noi abbiamo messo solo Nutella, voi potete mettere altro, come ad esempio miele, sciroppo d'acero. E non dimenticatevi di mandarci la foto dei vostri pancake sul profilo Instagram dell'oratorio, taggandoci nelle storie su Instagram. Ciao a tutti! Ciao ciao!